Ciao amici, benvenuti. Oggi siamo qui con un iPhone. E tu sei il traditore della specie. Vai, vai, vai. Io sono un iPhone 4. Io sono l'iPhone SE della leggenda. Io ho resistito 2 anni senza circuiteria interna e funzionavo bene. Poi sei caduto in acqua e sei scocciato. Esatto. Va bene, a parte questa cavolata. Stiamo parlando di iPhone 4. iPhone 4, un iPhone leggendario perché è stato l'ultimo presentato da Steve Jobs, che ora ho anche qui in colorazione nera, che è ancora più bella. Guardate la differenza tra colorazione bianca e colorazione nera, ma la nera è veramente bella, bella, bella. Siamo qui quindi con un iPhone 4 e vogliamo porci questa domanda, ma è utilizzabile nel 2021? Bene, vi dico subito no. Allora, la batteria qui funziona bene perché era stata sostituita. Che perché trema tutto? iOS 7.1.2, che in realtà graficamente non è neanche così vecchio, perché poi in realtà Apple sta lì. Di questo, insomma, ha affinato l'interfaccia, ma più o meno la base è questa. Che dire, vi dico subito la parte telefonica funziona. Con Iliad funziona anche l'hotspot, basta andare in cellulare, andare in rete dati cellulare e mettere Iliad come APN e funziona tutto. Potete usarlo anche come hotspot, quindi questo già me l'ha fatto rivalutare tantissimo. Comunque, altre funzioni, che ne so, borsa, non credo, infatti non funzionano. Vedete, tante cose, anche i game center, ovviamente, scordatevi che funzionano. Per esempio, invece, la galleria non ha alcuna funzione di cloud, perché non funziona proprio l'accesso. Richiede l'autentificazione a due fattori, che vi manda Apple un SMS, per esempio. Se non avete un altro iPhone collegato, un altro iPad, un altro Mac, vi manda un codice e voi dovete inserire il codice per entrare. Ma qui non funziona perché non c'è proprio il menu. Quindi che succede? Succede che il telefono è sempre svincolato, cioè non entra nel cloud. Ora vi sto facendo comunque vedere le foto che non sono male per niente, guardate. Vedete? Poi vabbè, chiaramente su uno schermino così piccolo da 3,5 pollici. Come si fa a vederle male? Comunque, dicevo, quindi che co cosa succede? Succede che è sempre svincolato, iCloud non c'è, vedete, non è possibile metterlo, ma sull App Store, voi direte, ma ci sono un po' di app compatibili ancora? Sì, è vero, effettivamente ci sono, e se voi andate per esempio su quelle acquistate da voi, fate un po' un giro, che ne so, Sakura Skull Simulator non funzionerà mai perché è un gioco pesantissimo. E vedete, vi dice così cos'ha e non è compatibile. Comunque è interessante provare, vari e vedere. Browser, per esempio, funziona solo Chrome, è una versione vecchia. Poi chiaramente i social, quasi tutti tranne WhatsApp, ricordatevi che non c'è. Tra l'altro, brutta storia, io volevo. Avrei dovuto ricevere l'iPhone 4S che ha ancora WhatsApp, ma purtroppo mi hanno dato un iPhone 4 e non un 4S. Comunque, che ne so, dipende. Alcune app ancora hanno delle vecchie versioni compatibili. Vi dirò, mi ha sorpreso tantissimo che c'è ancora GarageBand. È possibile scaricare ancora GarageBand, che non è affatto una scemenza, insomma, per un telefono così. Comunque potere un po' strimpellare, non è male questa cosa. Oppure Launchpad, sempre per fare tipo musica, fare cose da DJ, comunque è compatibile, c'è una vecchia versione. Oppure che ne so, ecco, questo è un gioco che avevo. Ecco, vi faccio vedere anche che la scrittura in realtà sì, è piccolissima la tastiera, però non è terrificante. Comunque. Ecco, vedete, per esempio questo pure c'è, funziona benissimo. Per dire, ho giocato sull'iPhone 4 Broken Sword 2, così, così. Così, proprio da matti. Ma perché non te lo godi appieno con lo schermo? Comunque, funziona benissimo. Quindi, allora, come si fa però per entrare?
Allora, semplice, se voi avete un Apple ID, dovete provare a entrare qua. Ora io non posso farvelo vedere perché già sono entrato, ma provate ad entrare, mettete le vostre credenziali e lui vi manderà un SMS, per esempio. Uscite, non provate ad entrare un'altra volta, uscite, chiudete tutto, poi rientrate qui, riprovate a mettere la password, l'email e la password, ma dopo la password mettete il codice che vi ha inviato Apple, così dovrebbe entrare e così potete scaricarvi quelle applicazioni che ancora sono compatibili. Per esempio Instagram c'è una vecchia versione, Facebook pure. Messenger è la stessa cosa, quindi volendo ancora le funzioni proprio base ci sono. Non c'è WhatsApp e non c'è neanche Telegram, ecco. Poi utilizzo, allora c'è Chrome per esempio, pensavo che fosse un gran salto di qualità rispetto a Safari di iOS 7, ma in realtà sono più o meno pari. Per fortuna Google ha tolto un pop-up molto fastidioso che vi dava per usare appunto il motore di ricerca. Ora è selezionabile, perché voi dovete capire anche che le tecnologie web si sono evolute tantissimo. Qui siamo fermi con veramente WebKit vecchissimo, come si chiama? Non mi ricordo il motore di rendering di Safari, comunque vecchissimo. E per esempio YouTube pure funziona piuttosto male. Ora io per esempio sto in una playlist musicale, faccio play e funziona bene, ma questa funziona bene, non mette pausa. Però per esempio se io vado in un'altra musica, tanto vedete che non è che sia tutta sta velocità, non c'è ancora Quick Time addirittura. Con l'apparizione, ok, vedete, cioè, ancora funzionano il pulsante per andare avanti e indietro, il volume, l'audio pure, vabbè, non è, si deve fare zoom. E tra l'altro una cosa carina che aveva Safari in questa versione di iOS è che se noi adesso andiamo qua e facciamo play, continua a riprodursi. Vedete, questo era il control, come si chiama? Control center di iOS 7. Vedete, possibilità di azionare la torcia e altre cosucce, erano modificabili. Vedete? Però ora lo blocco, se no Nintendo mi manda in galera. E vabbè, insomma. Ah, poi volevo farvi vedere, quindi vi ho detto quasi tutte le cose importanti, anche la luminosità automatica. Niente male, insomma. Allora, gli sfondi erano tanto, tanto carini, tra l'altro. Ma ve li ricordate gli sfondi di iOS 7? Guardate quanto erano simpatici. Erano carucci, vero? Rispetto a, insomma, a quello che fa adesso Apple. Si è tanto, tanto, tanto seduta un po' sui suoi allori. E che dire, quindi. Lo volete prendere? Beh, se lo trovate a pochi spicci, sì, che dire, funziona bene come telefono, prende ancora discretamente, potete messaggiare, ancora iMessage, quindi in realtà se voi ricevete gli iMessage ve li riceve, insomma. E che dire, si può usare benissimo per fare qualche foto rapida, anche i video non sono terribili, ve lo dico, anzi, sono piuttosto buoni. Punto. La velocità generale potete anche fare qui, a generali potete anche, dov'è, riduce il movimento, ecco, togli le animazioni ancora migliore, e che dire, ah, le mail funzionano perfettamente, funzionano anche i contatti, quindi potete sincronizzare tutti i vostri contatti Google, tutti i vostri contatti Hotmail, insomma, buona roba, per esempio, vedete? Posso gestire tutte le mie mail in arrivo, posso anche visualizzarle tutte, non è che mi dà tipo un quadrettaccio brutto che non posso vederle. Vedete, mi carica, poi vabbè, chiaramente. Quindi che dire, per sentire la musica, un walkie-talkie, non è così inutile come si potrebbe pensare. E fa anche l'hotspot. Molto bene. Ma adesso voglio io la mia parte da protagonista. No, la voglio io.
Oh, italiani!